Dopo l'esperienza di Expo, eccoci anche per il 2016 a continuare il progetto Combi Mais, che con l'aiuto di tutti i partner e delle aziende partecipanti chiameremo Combi Mais 3.0. Il progetto Combi Mais è un progetto che è stato studiato per organizzare in modo integrato le innovazioni nel settore della maiscoltura, quindi mettere insieme tutti quelli che sono i processi nuovi che possono incrementare la sostenibilità ambientale e economica di questa coltura che rimane per il Nord Italia la coltura principale. La nostra sfida anche negli anni scorsi è stata quella di produrre ma facendo anche ambiente. Questo significa fare l'agricoltura moderna e soprattutto sostenibile. Combi Mais Hydro Technologies è una soluzione integrata di cui siamo particolarmente orgogliosi. È fondato su una piattaforma tecnica estremamente solida che è costituita dalla genetica e da un protocollo di protezione del seme e della pianta estremamente innovativo. Abbiamo utilizzato una genetica moderna, quella di Syngenta Brabus, che è un ibrido di classe 700 che è capace di reggere elevate densità di semina, ma soprattutto di sopportare lo stress in una misura veramente rilevante. Kuhn è partner del progetto Combi Mais da ormai 3 anni come fornitore delle macchine agricole utilizzate durante il progetto. Il progetto è iniziato con l'idea di unire le forze con diversi altri partner e realizzare un progetto che fosse un lavoro molto accurato di messa a punto della tecnica colturale a partire dalla semina, dalla lavorazione del suolo, da tecniche di irrigazione fino alla gestione delle infestanti e la protezione dai parassiti o dai problemi fungivi. Unimer ha aderito con entusiasmo all'innovativo progetto Combi Mais, dove attraverso mezzi tecnici di grande qualità si è riuscito a coniugare la salvaguardia dell'ambiente e l'ottimizzazione del reddito per l'agricoltore. Il bello di questo progetto è proprio il fatto che ogni azienda sta portando le sue eccellenze. Noi stiamo puntando sia sulla nutrizione ma soprattutto sulla biostimolazione. Questo perché? Perché abbiamo visto che è un aspetto essenziale in questi momenti dove c'è una stagione sempre strana, primavere molto piovose e estati altalenanti. È fondamentale aiutare la pianta a superare questi stress per poi produrre bene e di qualità. Cultimer è un coltivatore a denti perfettamente adatto alla tecnica della minima lavorazione, quindi una lavorazione superficiale, veloce, che consente di migliorare la redditività dell'agricoltore e allo stesso tempo aumentare la sostenibilità ambientale delle operazioni culturali. Anche quest'anno abbiamo scelto di seminare Brabus, un ibrido dalle caratteristiche particolari, sicuramente con una granella semivitrea, molto colorata e perfettamente adattabile alla produzione di farine alimentari. Il fattore determinante appunto per una semina di successo è un'uniforme spaziatura sulla semina e una costante profondità. Questo consente una germinazione perfetta, uniforme e quindi una crescita ottimale della pianta. Per quanto riguarda la concia abbiamo deciso di usare Force 20 CS, sicuramente un prodotto ottimale, è un prodotto insetticida per il controllo delle ateridi che esistono nel terreno. La scelta di questa concia è sicuramente un vantaggio soprattutto dal punto di vista anche lavorativo. Questo permette di poter effettuare attraverso il microgranulatore posizionato sulla macchina una concimazione con effetto starter sulla fila. Siamo in piena raccolta con umidità del 25, abbiamo ancora uno stay green della pianta che si vede mentre stiamo facendo questa intervista, proprio dall'inserzione della spiga verso la parte apicale con ancora una pianta completamente verde. Questo deriva proprio dal protocollo fatto dal Combi Mais nel andare a fare delle pratiche di difesa della pianta, in questo caso come difesa insetticida, inteso come trattamento piride diabrotica con il Kendo B-Active e con un fungicida
il Quilt Excel, che praticamente manifesta nel momento in cui è stato dato e quindi con un protocollo ben definito in quello che può essere in tutta la sua potenzialità e sanità del prodotto. Qualsiasi cosa che vado ad aprire ha la parte apicale fecondata e assolutamente senza gallerie di niente. Guarda che roba! Una spiga non stressata, completamente ben fecondata, in un anno in cui il naso è stato invece assolutamente una condizione sine qua non. Abbiamo un altro tipo di caratteristica che identifica la bontà dell'operazione fatta in difesa della pianta e della spiga, dove non abbiamo assolutamente nessun tipo di formazione di muffe, formazione di nessun genere in questo momento qua di attacchi di insetti. Questo dato dalla bontà della data dell'operazione, ma soprattutto anche dalla bontà dei principi attivi che abbiamo ovviamente usato, come abbiamo già ribadito nel filmato antecedente. Unimer ha messo in campo un organo minerale di ultima generazione altamente innovativo, che usa la tecnologia delle resine scambiatrici di elementi. Il prodotto è il Flexifert 10020, che è stato distribuito in fase di presemina e ha consentito un'ottima nutrizione della pianta per tutto il ciclo. Questo prodotto, unito all'ormai collaudatissimo Super Azotec N32, ha garantito completamente il ciclo nutritivo della pianta nella maniera ottimale. Quello che abbiamo visto quest'anno è che i risultati sono arrivati, sebbene non abbiamo raggiunto ancora le 20 tonnellate di produzione, sappiamo e abbiamo capito che siamo sulla buona strada per arrivarci. I risultati di quest'anno sono estremamente incoraggianti e Netafim come azienda, nella sua massima espressione tecnica che la subirrigazione rappresenta. È relativamente nuova, sebbene si parli di innovazione, in realtà è una tecnica che ha quasi 30 anni, quindi questa applicazione al più alto profilo tecnico. Fertirrigazione abbiamo utilizzato nella subirrigazione con necessità di sviluppare subito le radici, prodotti come il Top Star che ha segnato la sua partenza, la sua radicazione rapida, questo per arrivare subito a livello dell'acqua e quindi sentire immediatamente i vantaggi della nutrizione data per via della fertirrigazione, sfruttando il concetto che ogni volta che la pianta beve, mangia. Il progetto nasce per essere esportato nel più grande numero di aziende agricole. Abbiamo avuto un risultato produttivo di assoluto interesse, arrivando anche a sfiorare 18 tonnellate a ettaro, che è una produzione eccezionale su ampia superficie, e con una sanità assolutamente straordinaria, perché non abbiamo avuto nessun contaminante significativo, cosa che è difficilissima da trovare nei lotti commerciali prodotti sia in Italia che nel resto dell'Europa. Ci troviamo quindi di fronte a un risultato di assoluta eccellenza. Fare ambiente è una delle necessità che richiede la nostra moderna società. Per questo il progetto Pollinator è sicuramente adattabile al Combi Mais 3.0. Noi Mugnai della Veronese siamo fieri di partecipare a questo progetto Combi Mais 3.0 per avere un prodotto italiano, sano, sicuro, derivante da una produzione sostenibile sia per l'ambiente che per l'agricoltura. Questi punti cardini, questi valori sono quelli che hanno fatto la nostra storia e che vogliamo continuare a coltivare e condividere per questo progetto. La genetica di Brabus, unitamente a un protocollo profondamente attento alle tecniche di lavorazione del terreno, semina, protezione, ha portato a un risultato quantitativo e qualitativo superiore a quello che abbiamo riscontrato in altre zone, permettendo di dimostrare che agricoltura intensiva e sostenibilità possono davvero convivere.